Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 11 agosto, facendo gli auguri a tutti i francescani, ricordiamo Santa Chiara. Ascoltiamo. Chiara nacque nell'anno 1194 da nobili e ricchi genitori in Assisi e fin da piccola dimostrò una grande pietà e devozione. Decisa nel suo proposito di consacrarsi al Signore, si presentò a Francesco, la cui fama cominciava ad allargarsi, comunicandogli il suo ardente desiderio di ritirarsi dal mondo. Francesco riconobbe in questa giovane la chiamata di Dio e perciò la confermò nel suo proposito di consacrare a Gesù Cristo la sua verginità. Chiara, al diniego dei genitori di tale scelta di vita, fuggì dalla casa paterna e si portò alla chiesa di San Damiano, ove Francesco le tagliò i capelli e la rivestì del ruvido saio di penitenza di cui egli era già ricoperto. I suoi parenti, sempre fermi nel loro rifiuto nell'accettare la scelta di vita di Chiara, tentarono in vari modi di sottrarla ai suoi propositi, ma Chiara, con la grazia del Signore, superò ogni ostacolo. Poco dopo si unirono a lei numerose vergini e perfino sua sorella Agnese. Tutte si esercitavano nell'orazione e nelle mortificazioni quotidiane della vita comune, di cui Chiara dava un forte esempio. Fonda quindi l'ordine femminile delle povere recluse, chiamate in seguito Clarisse, di cui è nominata badessa, e dove Francesco detta una prima regola. Chiara scrive successivamente la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà. Dormiva sulla nuda terra, portava ai fianchi un aspro cilicio, digiunava 3 volte alla settimana a pane d'acqua. Passava lunghe ore innanzi all'altare, ai piedi del Santissimo Sacramento, assorta in profonda meditazione, ed era devota della passione di Gesù Cristo, che meditava versando copiosissime lacrime. Negli ultimi anni della sua vita, Chiara fu molestata da continue infermità e patimenti corporali, ma si dimostrò sempre contenta e serena, con la forza della preghiera. Prima di morire, fece testamento, non per lasciare beni temporali, ma per lasciare alle figliole del suo cuore la santa povertà, come loro divisa, come loro difesa e come loro gloria. E a 60 anni di vita, piena di meriti, nell'anno 1253, rese l'anima a Dio. Vi propongo le parole che utilizzò Giovanni Paolo II mentre parlava alle Clarisse all'Assisi in una sua visita nel 1982. Papa Giovanni Paolo II diceva: «È veramente difficile disgiungere questi due nomi, Francesco e Chiara, questi due fenomeni, Francesco e Chiara, queste due leggende, Francesco e Chiara. È difficile separare i nomi di Francesco e Chiara. C'è fra di loro qualcosa di profondo che non può essere capito se non attraverso i criteri della spiritualità francescana, cristiana, evangelica, che non può essere capita con i criteri umani. Il binomio Francesco-Chiara è una realtà che si comprende soltanto attraverso categorie cristiane, spirituali, celesti. Ma è anche una realtà di questa terra, di questa città e di questa chiesa. Nella nostra epoca è necessario ripetere la scoperta di Santa Chiara, perché è importante per la vita della chiesa. È necessaria la scoperta di quel carisma, di quella vocazione. È necessaria la riscoperta della leggenda divina di Francesco e Chiara. È con grande piacere veramente che oggi parliamo di questa santa, la ricordiamo. Non sto dando notizie della sua vita, appunto perché sull'onda di questa riflessione di Giovanni Paolo vorrei che proprio voi iniziaste un piccolo cammino da oggi che vi condurrà alla riscoperta del carisma di Santa Chiara e di San Francesco e di questa esperienza spirituale che ha cambiato l'umanità. Santa Chiara, prega per noi.